tutti in un nuovo video della Space Family! Dobbiamo dirvelo. Manca poco. Ce ne andiamo. Così, a sorpresa. Ce ne andiamo. Sorpresa delle sorprese, partiamo. Ce ne andiamo via. Hasta luego. Hasta la vista, bebè. Allora, ragazzi, stiamo per partire. Come avete letto dal titolo, un viaggio. Era un po' di tempo che non facevamo un viaggio. Soprattutto che non facevamo un viaggio io e lei da soli. Perché sì, partiremo da soli per 5 giorni. E dove andremo? Cosa c'è, mamma? Cosa vuoi? È arrivato mamma a rubare il gelato a mamma. Mamma, ma sei arrivata a rubare... Sì, arrivata a regalare il gelato. Hai rubato il gelato a mamma, mamma. Bravo, con la lingua, così. Miam, miam, che buono. Così, bravo. Buono. Miam, miam. Ma perché tiri fuori la lingua anche tu, mamma? Vai. Che buono. Buono. Vai, mamma. Vai per i tuoi cammini. Miam, miam. Quindi, ragazzi, in questo video un po' vloggeremo. Non abbiamo ancora detto dove andiamo. Aspettiamo ancora un po'. Ancora un pochino. Voi intanto nei commenti iniziate a scrivere secondo voi dove andiamo. Sarà un po' già spoilerato su Instagram, quindi se ci seguite su Instagram, Vale Bise sarà appunto disturco. Anzi, seguiteci appena finisce questo video. Se non ci seguite, andate a seguirci, anche perché l'avventura in questo viaggio la mostreremo anche tanto su Instagram. Quindi seguiteci. Ma vloggeremo, porteremo anche la telecamera con noi, quindi faremo dei contenuti anche da lì, soprattutto il viaggio, ragazzi. Ecco, prima di dirvi dove andiamo, provate a indovinare. Allora, okay? No, è un viaggio, è un viaggio di 12 ore in aereo, quindi immaginatevi Sara. Intercontinentale. Sara, sapete che ha paura dell'aereo, no? Oddio, raga. Vi ricordate il video dove Sara aveva paura dell'aereo? Faremo 12 ore sull'aereo, quindi faremo il video 12 ore sull'aereo, perché siamo realmente 12 ore, quindi provate a indovinare un posto a 12 ore di viaggio. Oh mamma. Provate a indovinare adesso nei commenti, poi dopo ve lo diciamo. Ore. Ma quindi sei sicuro? Faremo il video sicuramente di Sara sull'aereo. Perché Sara sull'aereo? Perché sapete Sara sull'aereo quanto si spaventa lì, che ansia. E lui, io amore, non ti preoccupare, non è niente. 3 secondi, ti guardi 3 film, sei arrivata, non è vero. Esatto, così non devi prendere un viaggio. Non è vero. Così devi prendere un viaggio, il manuale del viaggiatore. Ragazzi, quindi noi adesso... Il manuale dell'escursionista. Quando state vedendo questo video... Ballate questo... ballo. Ok, perfetto, state ballando questo ballo, okay, a fianco a vostra mamma che vi dice ma cosa stai facendo. Bene, è tutta colpa di Sara. No, ragazzi, noi allora vi riepilogo un attimo quello che succederà nella nostra vita spaziale. Domani noi andremo all'anteprima del film che abbiamo doppiato e uscirà anche un tutto video sold out. Uscirà anche un video dedicato alla nostra esperienza, quindi uscirà penso il prossimo video sarà l'esperienza del film che abbiamo doppiato. Esatto. Quindi ragazzi, quando esce noi penso che saremo in volo per quindi voi non perdetevelo. No, scusa. Ho appena messo un bip. Noi saremo in... Ma l'ha detto con tale nonchalance. No, noi saremo in volo. E voi, e uscirà in contemporanea anche questo video, che è molto importante perché raccontiamo la nostra esperienza di doppiaggio. Bello, e vi porteremo con noi bello a questa anteprima. No, nel il quale bello è anche che voi mamma vedrete la nostra prospettiva, il backstage, com'è doppiare un esatto, film. E poi esatto, chi ve lo può spiegare meglio di Sara e Valentino, che siamo pane e vino. Sei Valentino pane e vino, amore, bacio del pane e vino. Sara Valentino, sì, va bene. Bacio del viaggio intercontinentale. Bene, bacio di questo video intercontinentale. Che è successo, mamma? Non lo vuoi più gelato? Ok, mamma ha finito il gelato e se lo mangia papà. È freddo, ma ho problemi ai denti io. Sì, denti. Sì, ragazzi, io gelato c'ho problemi ai denti io, se non già gelato. Ah, ma facciamo questo ballo. Oddio. Guarda. Mamma, fai il ballo con la mamma. Guarda. Mamma si chiude nel cancello. Non lo fa il ballo. Ballo. Non lo fa. Ma ti stai pulendo con la coperta di Kevin. Ma mamma. Leo, amore. L'importante è che si pulisce. Quindi, ragazzi. Quindi, ragazzi, noi andiamo a questa anteprima e... Avrete notato che ho dato un colpo di blu ai capelli perché, chissà perché, il personaggio che ho doppiato c'ha il ciuffo. Il personaggio che ho doppiato.
Il personaggio che ho doppiato ha i capelli blu, quindi io che sono un attore di Hollywood. Il giorno dopo poi andiamo a Bologna, perché c'è la data a Bologna, perché riparte il tour. Quindi ci vediamo a Bologna e in tutte le date del tour, perché ripartono. Il weekend dopo saremo a Palermo, a Catania. Quindi noi arriviamo da questo viaggio poi e andremo in Sicilia e continueremo il tour, ragazzi. Quindi sarà pazzesco. Una cosa da e il weekend dopo saremo a Bari e il giorno dopo, il 21, abbiamo una nuova data. Baggio della nuova data. Una nuova data in un posto. Preparatevi. La nuova data ve l'annuncerò così. C'è sta mamo fuori. C'è sta mamo fuori. C'è sta mamo fuori. Vuole miam miam. Miam miam. Adesso arriva miam miam. Stiamo raccontando delle cose agli space familiari. Perché poi partiamo. Settiti. 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 E quindi avete capito bene, siamo a Napoli. Il 21 aprile a Napoli, al parco dei divertimenti di Edenlandia. Nuova data, abbiamo detto, Edenlandia a Napoli, domenica 21 aprile. Quindi ragazzi, ci vediamo tutti a Edenlandia. Ci vediamo lì, vi daremo presto l'orario. Ma vi aspettiamo, Napoli, non siamo mai venuti, amiamo Napoli, non vediamo l'ora di venire a Magna, a Napoli, pezzo d'ore. Ultimo di Giulia, hanno fatto pure la canzone, appena fatto la canzone Giulia è ultimo per Napoli, perché sapevano che veniva Napoli, belle colori. Ragazzi, quindi vi aspettiamo il 21 a Napoli. Mi raccomando, napoletani, vi aspettiamo carichissimi il 21 di aprile. Esatto, perché ce l'avete chiesto in tantissimi, ogni volta leggo. E finalmente veniamo. Commenti, ma Napoli, ma perché non Napoli? Perché non Napoli? Eccoci e noi qua. Veniamo il 21 aprile a Napoli. Oh, mamma si è presa la sua banana. Oh, si è presa la sua banana. Dov'è la banana di mamma? Dove va mamma con la sua banana? Eccola. Mamma e la sua banana. Cioè è anche arrivato il signor Kevin. Ciao signor Kevin. Non avete visto gli aggiornamenti di ieri di Kevin? Andate a vederlo. Oh, mamma mia, che felicità. Kevin. Kevin. E questo, amore, è anche Kevin. L'ultimo video dove ci sono Kevin e Martino. Prima di partire, prima della partenza. Sì, amore, non perché si dice l'ultimo video. Ma il video prima della partenza. Partenza. Martino sta prendendo. Sta prendendo Death Note. Martino. E tu hai paura, mamma? Martino. Ma io pensavo avesse paura di questo. Ma chi ha paura? Ma mamma. Mamma, Death Note non si apre, mi dispiace. Hai paura, hai vedi? Paura? Amore, è brutto questo. Allora perché l'hai preso, mamma, se hai paura? È brutto. Prende questo, è brutto. Comunque il mio amore oggi mi ha comprato questo. Sto continuando la mia collezione di pop. E quindi staremo quindi una settimana senza i bimbi. Anche 5 giorni, anche di meno in realtà. Amore, amore, che è successo? Sono svenuta dal nostro amore. Mamma, vai a dare il bacio di Spider-Man. Bacio. Grazie. Bacio, bacio a mamma. Bacio a mamma, il bacio del vero amore. Aiuto. Bacio del vero amore. Aiuto. Bacio del vero amore. Il bacio del vero amore. Il bacio del vero amore. Kevin, lo vuoi anche tu il bacio del vero amore? Lo vuoi anche tu il bacio del vero amore? Amore. Tutto ciò, vi diamo qualche aggiornamento della nostra vita incredibile spaziale. Martino l'altro giorno è andato in gita, vi metto qualche foto di Martino in gita, ragazzi, pazzesco. Era lì a vedere gli animali, c'era il tavolone lungo con tutti i bambini, è stata quando ci ha mandato le foto è stata incredibile. Ma guardate Kevin mentre parlo, guardate come gita. guarda. È andato in gita. Kevin, stai ascoltando cosa dice Papone? È vero. Vuoi parlare anche tu? E c'erano i giochi? Sì, c'erano anche le maestre. Sì. E gli animali? Anche gli animali. Sì, che animali c'erano? Le mucche. E poi cosa c'era? C'erano le pecore. Le pecorelle, poi cosa c'era? Le galline. Sì. C'erano i galli. Sì. Poi cosa c'erano? I cagnoloni. Bau. Bau bau. E poi cosa c'erano? Le miau miau. Le pshem? Cos'è le pshem? Le pshem. Mamma, ma cosa fai? Fa quello che fa la mamma. Togliamo le scarpotte. Togliamo le scarpotte di Spider-Man. Vi hai fatto vedere come si illuminano? Queste scarpe si illuminano. Bravo. Ti sto togliendo la scarpa da solo. Oddio. Mamma. Mamma, vera mamma. Ti sto
Stavi togliendo la scarpa da solo. Abbiamo tolto le scarpe da soli. Bravo. Togliamo anche i calzoni, facciamo respirare i piedi. Oh, piedoni puzzoni di mamo. I piedoni che profumano. Puzzoni, piedoni. Profumano di loto. No, no. Di loto. Amore, ma ti mancheranno. Sì, tantissimo. Ma un po' di maracas è fiesta per noi. Amo. Mamma e papà vanno in un posto lontano, in missione spaziale. In missione? Andiamo in missione. E dove vanno? E poi torniamo. E dove andate? In un posto lontano. Non l'abbiamo ancora spoilerato. Ma adesso lo diciamo quando finisci di fare la pedicura, mamo. Pronto? Chi parla? Babbo Natale? Pronto? Pronto, chi parla? Chi parla? Due telefoni! Pronto? 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 Sarete arrivati a questo punto del video e avrete detto sì, ok, ma dove andate? Diciamo, avranno indovinato. Boh, forse sì, avranno indovinato. Sicuro così. Qualcuno ha indovinato. Sì. Vai. Zoe 101. Magari non l'hanno mai visto. Allora ve lo dico così. Ve lo dico così. GTA. Questo potrebbe arrivarci. Questo è un bel indizio. Ma magari lo diciamo al prossimo video. Direttamente quando stiamo volando? Direttamente quando siamo... No, davanti all'aeroporto. Lo scopriranno. Dai. Poi c'è chi lo sa. C'è chi non lo sa. Qualcuno è già spoilerato, però... qualcuno lo sa. Sì, ma le storie sono andate via, appunto. Magari qualcuno lo sa. Quindi non glielo diciamo. E secondo ma che infami punto, che siamo. Chi lo sa, chi lo sa, e lo l'ha scritto adesso, non avranno mai la conferma. La certezza, magari abbiamo cambiato idea. Un altro legge dice, vabbè, ma allora, ci mettiamo 12 ore ad arrivare. Perché in realtà abbiamo cambiato un po'. Esatto. Idea. Saremo a un fuso orario, quindi noi andremo, vi dico solo questo. Noi saremo avanti nel tempo, quindi noi saremo nel futuro, perché siamo in un fuso orario che è indietro. Quindi noi saremo avanti nel tempo. Tipo, se da voi sono le 6 di pomeriggio, da noi sono le 9 del mattino. Con questo penso che vi ho spoilerato abbastanza. Sicuro qualcuno di voi l'ha indovinato. Mi state abbracciando? Ci stiamo abbracciando con tanto amore mentre lui mi schiaffeggia la faccia. Mamma. E vuole andarsene via da me. Stai strusciando? Sta facendo l'ombrico. Un lambricane. Un lambricane. In tutto ciò. Guardate chi c'è lassù che osserva la mamma. No, amore mio, sono sempre qui. No, amore, dillo che sono sempre dietro, su 24 con Kevin. Sembra che Kevin non me lo cago, se no. In verità, io ogni tanto mi ritaglio dei momenti, cioè metà giornata con Kevin, metà giornata con mamma. Ma spezzati, cioè ogni 10 minuti cambio. E quindi sono entrambi, cioè non voglio fargli mancare l'amore. Quindi ho sempre l'ansia che Kevin adesso mi vede giocare con lui. Ma no, adesso mi alzerò 2 minuti e vado di là da lui. Ma no. Non hai detto solo una cosa, ma questo è un posto che ti piace? Tantissimo. Quanto ti piace da una 10? Troppo, più di New York. Tutto. Quanto ti piace? Tantissimo. Quanto sei gasata per questo viaggio? Tantissimo. Quanto? Cioè a me ancora non mi sembra vero, ecco. Quanto? Sei pronta? Talmente tanto, l'abbiamo pensato al volo. Sì, l'abbiamo organizzato in una sera, ragazzi. In una sera abbiamo organizzato tutto il viaggio. Esatto. E quindi mi sembra assurdo. Anche perché staremo, in realtà, gli effettivi che vivremo saranno 3 giorni, ok? Però li abbiamo già organizzati molto bene, quindi saranno 3 giorni intensi dove faremo tante, tante cose. E vi piacerà. Vi porteremo con noi. Saluta, mamo. Saluta gli space familiani che non vedrai per un po'. Non vedrete il signor mamo per un po'. Ciao. Ciao Space Femiliani. Ciao. Mi raccomando, bacio volante. Trattate bene mamma e papà. Bacio volante agli Space Femiliani. Bacio volante agli Space Femiliani, vai. Mandagli bacio. Mandagli bacio. Mi manda calzino. Calzino bacio. Ah, ti metti calzino. Mandagli bacio agli Space Femiliani. Bacio calzino. Amore. Bacio calzino. Boom! Boom! Mamma vi ha salutato. Ora Kevin, saluta gli Space Femiliani. Salutali. Digli che ci vedremo fra un po'. Salutali. Mamma, vuoi essere sempre al centro d'attenzione? Ciao. Anche Stella, vi facciamo salutare anche Stelita. Stelita, saluta gli Space Femiliani. Ciao Stelita. Ciao ragazzi, buon viaggio. Stelita. Qui e ci ora siamo noi. Manchiamo solo noi a salutarvi. Ragazzi, noi non ci salutiamo perché ci vediamo presto nei prossimi video. Quindi noi partiamo. Ballo. Ballo di che? Della partenza? Sì. Ragazzi, noi siamo pronti per la partenza. Non abbiamo fatto vedere le nostre valigie, le cose per questo viaggio, perché
Non portiamo niente. No, partiamo zero. Veramente con una valigia vuota. Zero. Quindi, perché voglio comprare tutto lì. Prenderemo voglio, tutto voglio là. Tutto. Non c'è nessun. Vi facciamo vedere la valigia, niente, perché andiamo solo con due passaporti. E partiamo. E partiamo noi così. E ce ne stiamo insieme io e lei. Mm. Pronti per il terzo figlio. Ciao ragazzi! Ci vediamo in un prossimo video della Space Family! Ballo del fine video! Vi aspettiamo ragazzi! Ci vediamo alle date! Ci vediamo alle date! E ci vediamo sull'aereo! Ah sì, è vero! Ci vediamo sull'aereo! Next step! Seguiteci su Instagram! Esatto. Anche su TikTok! Anche su Shorts! Anche su Instagram! Si parte!